E voglio! Poi ricetti una volta Mirelli, ma come asci Sporting King Sport? Non hai ancora miso detto! Grazie camere, ma! Ci vediamo dopo! Vai, dai, dai, facciamo! Siamo qui con Siciliano Piggio, finalmente il tuo fenomeno ad intervistarti. No, finalmente. Oggi sta disputando veramente una partita da fenomeno, questa semifinale che è andata. Il vantaggio è stato abbastanza netto. Stiamo giocando molto bene, più di quello che ci aspettavamo. Continueremo così anche questo secondo tempo, anche se comunque siamo un po' stanchi sotto questo su. Stai giocando bello bene, pedalato. Soprattutto dal punto di vista con la testa, si è dati bene in campo, ma giusta mentalità, si è affrontato bene questa partita. Un tocco a lui. Thank you.
Yeah. Siamo qui con Cataldo Bianco, capitano del Bianco Team. Hai fatto una grande prestazione in difesa, sempre d'anticipo, sembravi quasi Gianluca Grava. La partitona solito. Oggi. Grazie, grazie. Non hai segnato, però hai contribuito molto in difesa. I tuoi piedi, diciamo, sono un po' così. Un po' difficile che sia. La grande semifinale, 6-2. Sì, molto non era per niente facile, infatti, vabbè, ci tenevamo tutti. Lo so. Ci tenevamo tutti tantissimo perché non era facile, l'ultimo anno lo dobbiamo vincere. E grazie mille, i miei compagni, vabbè. E niente, ce l'abbiamo fatta, però ovviamente non è finita perché 4 gol non sono niente. Si sono spalancate le porte della finale sicuramente. No, io penso alla semifinale di ritorno perché... Da capitano vero, tieni bassi gli animi. Eh sì, per forza, ancora perché sennò ci montiamo e perdiamo, insomma. E no, speriamo che nel ritorno andrà così, anzi meglio, perché abbiamo faticato, non è stato per niente facile. All'inizio del torneo, pensi, tu giocavi la squadra di Sales con un certo... Io praticamente non facevamo la presenza. La squadra che prendeva 20 gol a partita, aspettavi che saresti arrivato in finale? No, vabbè, con questa squadra... Il portiere che avevi. Infatti, l'anno scorso pure... vabbè, non ne parliamo proprio, perché io cercavo di togliere, cioè di dimenticare, me lo ricordate ogni volta. No. Bocca al lupo per il ritorno. Crepi, che grazie. Tu possa... Mamma mia.